Benvenuti anche oggi sul mio canale, anche oggi per un video vlog che è dedicato al disco per l'estate, al San Vincent estate di tutti gli anni, e sto portando avanti, come sapete, questa serie che è dedicata alla musica estiva, e quest'anno mi occupo proprio della storia di un disco per l'estate di San Vincent. Oggi sono qui per raccontarvi l'edizione numero 18, che è quella del 1981, ed è un'edizione veramente particolare. Ci sono dei nomi interessanti, c'è anche una sorta di gara che vi racconterò, che riguarda soltanto però gli artisti diciamo emergenti, quelli sconosciuti, ma anche in questa categoria di artisti emergenti e sconosciuti ci sono dei nomi importanti, anche di artisti che hanno fatto già una carriera importante. Era un po' confuso anche in questo caso il mettere sulle categorie. E poi c'è la categoria dei big, quelli che non sono in gara ma presentano soltanto la canzone estiva senza gara, va bene? C'è un po' di confusione, c'è un po' di cose da mettere a posto mentre ve le racconterò, insomma adesso vi spiegherò un po' di cose. Per adesso però vi auguro la buona visione, chiaramente, e benvenuti sul mio canale. L'edizione 1981 di San Vincent estate, la manifestazione canora che sostituisce per alcuni anni un disco per l'estate, quest'anno viene denominata più precisamente San Vincent, una canzone per la vostra estate, ed è suddivisa in due fasi. La passerella dedicata alle canzoni interpretate da artisti affermati, denominata San Vincent estate, che va in onda in televisione su Rai 1 il 27 giugno dell'81 e viene presentata da Gianni Morandi e Barbara D'Urso con la regia di Antonio Moretti. Nell'ambito della manifestazione, dalla seconda metà di aprile ai primi giorni di giugno, per tre volte alla settimana, vanno in onda invece su Radio 2 delle vetrine che sono sottotitolate con il nome di Voci e Motivi in cerca di successo, che vengono presentate dal DJ Pier Maria Bologna. La gara vede di fronte 38 canzoni proposte da altrettanti interpreti poco conosciuti, che gli ascoltatori possono votare tramite una scheda pubblicata settimanalmente su Radio Corriere TV. Alla fase finale, da San Vincent, vengono ammessi 16 interpreti. Le cui esibizioni vengono trasmesse in differita l'8 e il 15 agosto. Allora, gli interpreti sarebbero 38, ma l'elenco completo non c'è da nessuna parte e noi sappiamo soltanto quali sono i 16 finalisti, di cui vi parlerò però dopo. Perché adesso voglio invece raccontarvi quali erano i big che si presentano al disco per l'estate di San Vincent, rigorosamente senza gara. I big che presentano le loro canzoni a questo San Vincent estate del 1981. I big che sono presenti al disco per l'estate di San Vincent del 1981 sono veramente tantissimi e presentano delle canzoni veramente famosissime. Allora, primo su tutto ci sarà Claudio Baglioni, che presenterà dal suo album del momento, che è Strada Facendo, due canzoni, sia Strada Facendo che Via. Poi ci sarà Marcella Bella con Canto Straniero. Loredana Bertè canterà Ninna Nanna. Riccardo Folli, Malinconia. Alberto Fortis canterà Settembre. Ivan Graziani presenterà Pasqua. E Geppi & Geppi canterà Teneramente. Gian Nannini arriva con Vieni Ragazzo. I New Trolls canteranno Il Serpente. E la Rettore canterà Donatella. Alice si presenterà con Una Notte Speciale, Riccardo Cocciante con Tu sei il mio amico carissimo, e ci sarà anche Ombretta Colli che canterà con Quella faccia da italiano. Umberto Tozzi presenta Notte Rosa, Alan Sorrenti La strada brucia e Nada con Dimmi che mi ami, che mi ami, che tu ami, che tu ami solo me. Alberto Camerini canterà Rock and Roll Robot e Gianni Morandi, che nonostante presenti questa manifestazione, canterà anche la sua canzone dell'anno, che sarebbe Canzoni Stonate. Anna Oxa presenterà Toledo, Filipponio canterà Controvento e poi ci sarà Phil Collins che canterà In the Air Tonight. Ci sarà anche Joey Dolce con Shut Up Your Face e Grace Jones canterà I've Seen That Face Before. E sarebbe la Libertango della Grace Jones. Plastic Bertrand ci sarà per cantare Hula Hoop e gli OMD con Enola Gay, grande disco del 1981. Ci saranno anche Visage con Fade to Grey. Ci saranno anche Classics Nouveau, canteranno Guilty.
Gerard Lenormand con Mio papà perché, Peter Griffin con Step by Step e Toya con I Want to Be Free. Per quanto invece riguarda gli artisti che sono in gara, cioè gli emergenti, un elenco di nomi di artisti che sono non proprio conosciutissimi, in alcuni casi sono proprio esordienti, per la prima volta si vedono arrivare a cantare delle canzoni, diciamo questo elenco è un elenco molto particolare. Allora, inizialmente erano 38 artisti che si presentano in gara al San Vincent Estate dell'81, ma non tutti sono così sconosciuti da entrare in questa categoria di emergenti. Ci sono dei nomi che davvero hanno già fatto la storia della musica italiana con dei pezzi importanti e che vengono, a mio parere, messi ingiustamente in questa categoria per presentare un disco per l'estate. Però succede, è successo anche al Festival di Sanremo proprio negli anni 80, di artisti famosissimi messi fra le nuove proposte senza senso, insomma sono degli anni un po' confusi, voglio essere sincero. Allora, i 38 artisti nuovi che si presentano al disco per l'estate di San Vincent con delle canzoni faranno proprio una gara, saranno quindi 38. Non tutto l'elenco è presente negli albi del disco per l'estate, perciò posso soltanto dirvi i 16 finalisti di questo disco per l'estate, che vengono votati settimanalmente da una scheda che viene pubblicata da Radio Corriere TV. Iniziamo dalla classifica, la parte più bassa della classifica dei finalisti, che vede Valentino, la canzone è Mi piaci solo tu. Poi ci sarà Gino Settanni, canterà Sì, con te ci sto. Filippo Schisano canterà Mia madre e Sergio Leonardi con La gazzella. Ma Sergio Leonardi aveva già una bella carriera, aveva anche già vinto delle cose importanti, tipo, che so, gli scoperti del Festival Bar negli anni, tanti anni prima, insomma, chiaramente, e viene invece inserito in questa categoria di emergenti, inspiegabilmente. C'è anche il progetto dell'Italian Sound, canteranno Daran Daran Dan, e gli Homo Sapiens, che vengono inseriti nella categoria emergenti nonostante i grandi successi già fatti, la canzone è Ti amo domani. Il gruppo di Famiglia, questo è un altro gruppo che si presentano in gara con Guagliuncella e poi Lucio Gori con Aria d'amore. Ci sarà anche Fabrizio Fierro con Sentimenti neri e rosa, Daniele Del Duca con La stella che viaggia, Franco Cipriani con Nennè e Tiziana Ciao con Addio Beatles, che però Tiziana Ciao non è altro che Tiziana Rivale, che aveva un nome diverso e debutta in un festival con questo nome. E poi Michele Zarrillo, e qui comincia il podio perché vengono classificati i primi quattro, quindi Michele Zarrillo arriverà quarto con la canzone Non è finita, fra l'altro da un album bellissimo che è Sarabanda. È il primo album di Zarrillo, vi consiglio di andare a sentire questo disco perché è veramente molto molto bello. Al terzo posto arriverà Momo Young, la canzone L'estate vola via, che arriverà appunto terzo al disco per l'estate di San Vincent, categoria emergenti dell'81, una canzone scritta per lui da Toto Cutugno. Al secondo posto arriverà Mario Tessuto con Sei tu l'amore. Mario Tessuto inserito fra gli emergenti, non si può vedere. E poi infine Franco Dani. Allora, Franco Dani vincerà la categoria emergenti del San Vincent Estate dell'81 con Piccolo amore mio. E siamo alla classifica dei dischi più venduti da questo disco per l'estate, che si chiama soltanto San Vincent Estate, l'edizione del 1981, che vede due categorie distinte, come ho già detto durante questo vlog, quella dei big che non sono in gara e quella degli emergenti, dove dentro ci sono anche dei big a dire la verità, che appunto invece la gara la fanno, va bene? Nella classifica dei dischi più venduti in 45 giri, fra tutti questi artisti
artisti che si presentano, 13 di loro sono presenti nella classifica dei dischi più venduti dell'anno 81. Il più venduto sarà assolutamente Enola Gay degli OMD al secondo posto, fra l'altro sarà il secondo 45 giri più venduto dell'81 e sarà il più venduto in assoluto nel San Venzane Estate. Al numero 12 Malinconia, Riccardo Folli. Al numero 14 Rock and Roll Robot di Alberto Camerini. Al numero 17 Donatella della Rettore. Al numero 20 Hula Hoop, Plastic Bertrand. E al numero 21 ci sarà In the Air Tonight, Phil Collins. Al numero 31 Canto Straniero di Marcella. Al numero 36 Fate Grey di Visage. E al numero 61 La Strada Brucia di Alan Sorrenti. Al numero 79 Piccolo Amore Mio, Francesco Dani, il vincitore della categoria emergenti del San Venzane Estate l'81. Al numero 93 Dimmi che mi ami, eccetera eccetera, perché il titolo è lunghissimo, di Nada. Ed infine Canzoni stonate di Gianni Morandi al numero 98. Allora, i 14 saranno invece gli album degli artisti presenti in San Venzane Estate l'81 che entreranno nella classifica dell'anno, e l'album più venduto è quello chiaramente di Claudio Baglioni, che è Strada facendo, che sarà il secondo album più venduto dell'81 in Italia, e quindi il più venduto in assoluto del San Venzane Estate l'81. Al numero 6 ci sarà Cocciante con Cerva Primavera. Al numero 7 La Grande Grotta di Alberto Fortis. E al numero 21 l'intero album di Phil Collins. Al numero 26 Notte Rosa, Umberto Tozzi. Al numero 28 Estasi Clamorosa di Rettore. E al numero 34 Rudy e Rita di Alberto Camerini. Al numero 49 Seni e Coseni di Ivan Graziani. Al numero 57 Campione di Riccardo Folli. Al numero 60 FS di New Trolls. E al numero 64 ci saranno gli OMD con appunto Organization, l'intero album che contiene Enola Gay ovviamente. Al numero 65 l'intero omonimo di Alice. Al numero 74 Made in Italy della Bertè. E al numero 76 ci sarà GN e l'intero album di Gianna Nannini. Un disco per l'estate di San Venzan, quello dell'81, che ha in sé la maggior parte degli artisti più importanti del momento. Nella categoria quella senza gara dei campioni ci sono veramente dei nomi importantissimi della musica italiana, praticamente quasi tutti coloro che la musica italiana la stanno proprio vivendo nelle classifiche. Proprio l'81 per loro era importante, perché insomma parliamo della Marcella, la Bertè, la Rettore, Anna Oxa, insomma ci sono dei nomi importantissimi in questo San Venzane Estate dell'81. La categoria invece, quella della gara, è una categoria che lascia veramente un po' perplessi, perché all'interno non solo ci sono dei nomi che addirittura non sono neanche su Wikipedia, perché hanno fatto magari solo un disco, al massimo due, in alcuni casi non ho trovato neanche la copertina del disco e ho dovuto accontentarmi di una foto o di un disco qualunque, perché in alcuni casi non hanno neanche pubblicato il 45 giri in gara. In alcuni casi ci sono artisti come Mario Tessuto, che si ritrova in gara fra gli emergenti dopo aver fatto cose belle come Lisa dagli occhi blu. Insomma, voglio dire, è veramente una categoria da rivedere, secondo me, degli emergenti. Abbiamo, sì, vabbè, una Tiziana Rivale con nome diverso che debutta, o Michele Zarrilla alle prime armi, ed è chiaro, in questo caso è vero che alle prime armi, perché è l'anno in cui a Sanremo ha presentato Su quel pianeta libero, bellissima canzone che lo ha lanciato nella musica italiana, ma per lui la vita sarà artistica, sarà ancora da combattere, ecco, sarà molto molto dura la salita prima di arrivare poi ad affermarsi, anche se farà dei grandi successi comunque, anche prima dell'86. Insomma, ci sono delle cose stranissime, un Sergio Leonardi fra le nuove proposte, gli Homo Sapiens. Addirittura dovete sapere che io ho visto su un sito che fra i 38 nuovi in gara del San Venzane Estate ci avevano messo anche gli Alunni del Sole, che non vengono addirittura neanche scelti per la finale. Cioè, delle robe assurde, veramente assurde, che accadevano appunto nelle gare anni 80 dei festival, c'erano di questi svarioni. Va bene, comunque, oggi ci siamo dedicati al San Venzane Estate
chiamiamolo ancora un disco per l'estate, sì, anche se non si chiama così, però è sempre la stessa manifestazione dell'81. Abbiamo raccontato anche questa stranissima edizione dell'81, e c'è un vincitore, è un vincitore di cui io con tanto piacere vorrò raccontare la storia della sua vita artistica, anche perché fra l'altro fra i miei amici di Facebook ho anche Franco Dani, e quindi con ancora più piacere racconterò la sua storia. Speriamo che a lui piaccia, perché insomma, voglio dire, cercherò di essere più preciso possibile. La dedicherò proprio a lui, la scheda della sua vita artistica, perché nell'81 vince il Sanvenzane Estate, perciò dedicherò a lui la scheda dove racconterò tutta la sua vita artistica. Anche, e sarà sicuramente un videovlog che inserirò fra tutti gli altri dove, del mio canale, dove racconto in questa playlist tutta la storia degli artisti che vincono questa manifestazione. Se vi fa piacere, voglio ricordarvi che nella playlist del disco per l'estate racconto ogni vlog un'edizione di questa manifestazione, e quindi avrete modo di vedere tutta la storia se vi piace, vi fate una cultura musicale estiva. Se vi fa piacere, fa piacere anche a me se vi iscrivete al canale, e vi aspetto la prossima volta. Ciao da Ale.